Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi siete in mia compagnia, sentite anche le ambulanze, ma ho le finestre aperte perché è una bellissima giornata, per fortuna, dopo tutti questi giorni di pioggia intensa. E come avrete letto dal titolo, siamo in compagnia di un'azienda, una delle mie prime collaborazioni e sono molto contenta di questa collaborazione. Circa un mesetto fa mi ha contattata la responsabile dell'azienda New Bella. New Bella è un'azienda cinese che produce scarpe e mi ha chiesto se ero interessata alla collaborazione e io ho detto di sì, volevo provare anche questa esperienza. E ci siamo accordate sulle scarpe che mi piacevano e che loro hanno deciso di inviarmi. Io ne ho prese 4 paia e adesso ve le farò vedere perché sono per me bellissime. Le ho già messe, due ne ho messe veramente tanto in questi giorni perché anche con la pioggia sono riuscita a indossarle. Le altre le ho indossate per mezza giornata perché poi avevo paura che si rovinassero. Allora, vi do qualche notizia veloce sull'azienda. New Bella è un'azienda cinese che nasce nel 1992, ha diversi brand di scarpe, di calzature e stanno anche cercando di attivarsi utilizzando dei materiali che sono sempre più ecosostenibili e naturali. La loro presentazione dice che ci devono ancora lavorare, ma che stanno camminando verso questo sentiero e questa cosa mi è piaciuta. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che mi hanno chiesto di fare una recensione sincera delle loro scarpe e io dopo averle utilizzate posso dire che sono confortevoli, molto belle, create con cura e assolutamente stracomode. Stracomode, tanto che la Rinella ne ha ordinate 2 paia. Lei che non trova mai le scarpe, ma partiamo dalla prima. Allora, innanzitutto vi arrivano in una bella scatola cartonata molto resistente. I pacchi mi sono arrivati singolarmente perché c'è la possibilità appunto che si rovinino meno arrivando dalla Cina e imballate con cura, assolutamente in ottimo stato. E i tempi di spedizione sono abbastanza lunghi, diciamo che il primo paio mi è arrivato dopo una decina di giorni e l'ultimo paio mi è arrivato quasi dopo 3 settimane. Ecco, questo forse è, diciamo, il punto più critico, se vogliamo chiamarlo, però vabbè, arrivando dalla Cina, ovviamente come quando ordiniamo anche su altri siti, ci sono dei tempi di spedizione che sono lunghi. Allora, la prima scarpa, che è questa, mi sono segnata le caratteristiche per dirvele bene, adesso ve la mostro, che è quella che piace anche a mia mamma. Eccola qua, una ballerina bicolor, ci sono anche altre colorazioni, poi nell'info box vi metterò il link alla scarpa, il link al sito, lo sconto che abbiamo a disposizione. Tutte le caratteristiche le trovate sul sito. Questa è la scarpa. Allora, ha 3 centimetri di tacco, come potete vedere. La punta è arrotondata con il fiocco. Il materiale è ecopelle. Il tessuto è un tessuto elastico e traspirante e io l'ho scelta in questa versione con il fiocchettino nera e beige. Poi vi lascerò comunque l'immagine del mio indosso. Mi sono trovata benissimo, è stracomoda. Io che ho sempre problemi di vesciche con le scarpe nuove indossate, devo dirvi che non ho avuto nessun tipo di problema. È super confortevole, sembra di indossare una ciabatta ed è veramente veramente molto molto comoda, molto bella, mi piace tantissimo. È adatta per la vacanza, è adatta per fare una passeggiata. Io l'ho usata in pista ciclabile, l'ho usata per andare in ufficio, molto 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 carina. E questa è la prima. Poi ovviamente vi metterò le fotografie dell'indosso. Il secondo pacchetto, eccolo qui. La scatola è un po' più grandina, queste io di queste mi sono innamorata. Io adoro le Spadrillas. Ah, ecco, io ho comunque acquistato
cioè che loro mi hanno inviato chiaramente gratuitamente, delle scarpe chiuse, perché generalmente in estate io metto pochissimo i sandali. Non mi piace far vedere i miei piedi. È una mia fissa, non mi è mai piaciuto, ecco. Questa è la scarpa, guardate che bella, con una specie di sangallo con delle perline, qui ci sono delle paillettes nere, molto molto carina, è piatta perché ha solo 1 cm di suola. All'interno c'è, come potete vedere, una soletta anatomica comodissima, davvero morbida. Sembra di andare in giro a piedi nudi. Adesso ve le faccio vedere. Poi ecco, arrivano in queste buste che le proteggono. Davvero bellissime. Eccola qua. Sono davvero molto molto belle. E queste sono tipo espadrillas, ma chiaramente molto più eleganti e costruite molto molto meglio di quelle che eravamo abituati ad usare quando eravamo ragazzine, insomma. Mi piace davvero tanto. Bella, bella, bella. E questo è il secondo paio. Il terzo paio è anche di questa, io mi sono innamorata, soprattutto per il colore. Sempre la scatola, sempre con la loro custodia, queste. Guardate che belle, con questo colore, un color azzurro molto molto chiaro, con la punta in corda, la soletta e il materiale, anche questo è ecopelle, con questo delizioso fiocchetto, la suola invece è in gomma. E anche questa l'ho utilizzata, come potete vedere dal colore, bellissima. Sono belle perché poi non scivolano, hanno questa tomaia che aggrappa bene. Guardate. A me piacciono tantissimo. Io queste le ho utilizzate con un pantalone blu, con un pantalone nero. Le ho utilizzate anche quando pioveva, quindi non si sono assolutamente rovinate. L'acqua non ha danneggiato il materiale, c'è tutta questa cucitura molto molto bella, fatta bene, con la corda, e sono davvero molto molto contenta di queste scarpe, mi piacciono davvero tanto e quindi ovviamente la mia recensione non può che essere super positiva. Il reso lo potete fare tranquillamente, se per caso avete sbagliato articolo, se l'articolo vi arriva danneggiato, il reso è gratuito. Se invece per qualche motivo volete renderle perché avete sbagliato il modello, c'è proprio una piccola quota da rimborsare, ma se poi scrivete al servizio clienti vi potete mettere d'accordo, insomma. L'ultimo paio, che è in una scatola più grande, sulla scatola come vedete c'è sempre il marchio dell'azienda, sono queste scarpe e anche qui sono disponibili in vari colori, in fucsia, in nero, in color tabacco, in color caffè, bianche, rosse. E mi pare basta. Io ho scelto questi colori che sono secondo me quelli che d'estate porto di più. Avrei voluto anche scegliere il rosso, ma era un rosso un po' troppo brillante e avevo paura di non avere nulla con cui abbinarlo. Eccole qua. Queste hanno una suola che è leggermente, una zeppa che è leggermente più alta di 3 centimetri, hanno una catena di plastica dorata che rende la scarpa comunque elegante ma rimane leggera. Eccola qua. Il tessuto è traspirante ed è anche elastico, quindi non fate assolutamente fatica ad indossarle e soprattutto hanno una vestibilità molto alta, quindi il piede rimane ben protetto, avvolto, non vi scivolano. Io mi sono trovata davvero, davvero benissimo.
mi piacciono proprio tanto. Quindi queste sono le scarpe che io ho scelto. Ringrazio l'azienda per avermi inviato queste calzature che devo dire mi hanno lasciata molto molto soddisfatta. Ho visto che all'estero ci sono molti youtuber che ne parlano, in Italia diciamo stiamo cominciando un po' adesso, si vede che ci hanno scoperti ora e quindi ho visto ora in questa ultima settimana due o tre canali di youtubers italiane che ne parlano. E ne parlano in maniera ovviamente molto positiva e quindi probabilmente anche con gli youtubers italiani stanno iniziando delle collaborazioni. Io sono davvero soddisfatta, vi lascio come vi ho detto prima nell'info box tutti i riferimenti, il nostro sconto che è del 18% con tutti i riferimenti tecnici delle scarpe, con il link per andare a visualizzarle. Ci sono anche altri sconti poi sul canale se comprate due o tre paia di scarpe. Se volete andare a dare un'occhiata, io vi invito perché sono davvero rimasta stupita, piacevolmente stupita dalla qualità di queste scarpe perché sono davvero molto molto belle. Ve le rifaccio vedere. Queste sono con il tessuto traspirante ed elastico. Queste sono in ecopelle in questo azzurro molto tenue, meraviglioso, veramente molto molto bello. Poi abbiamo le espadrillas moderne, però non come le nostre, stupende. E infine andiamo a riprendere le altre, le ballerine, che piacciono tanto alla mia mamma. Eccoci qua, con il fiocchettino. E anche queste ce ne sono di quattro colori, se non ricordo male, di quattro combinazioni di colore, molto belle, molto fini. So che stavate aspettando il video o comunque un pensiero sulla giornata che ho passato con Fabrizio e con Stefania, ma avremo tempo di raccontarla nei prossimi video. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Vi lascio, come ho detto, tutte le informazioni dell'azienda e degli sconti in info box. Appariranno poi le fotografie con il mio indosso. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Buon proseguimento di settimana. Un bacione e grazie. Ciao!